Sono stabili rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus, quasi il 70% dei casi è in Lombardia. Da lunedì nuove riaperture, parliamo di cinema, centri estivi e parchi gioco. Seguiamo Alessandra Filippini e poi Gloria De Simone. Quasi 400 nuovi contagi, un andamento stabile guidato ancora dalla Lombardia, dove l'epidemia non accenna a frenare. 272 i positivi oggi, il 69% del totale. Poco meno di 29.000 i malati in Italia, 173.085 le persone guarite, 34.223 i decessi, 56 nelle ultime 24 ore. L'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute evidenzia la presenza di casi in quasi tutta la penisola in un quadro comunque di bassa criticità. La situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare, l'incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni. L'RT è al di sotto di 1 in tutte le aree del paese. Naturalmente il virus continua a circolare anche se a bassa intensità, per cui non si può escludere l'occorrenza di possibili focolai. In calo anche la temperatura del termometro della Fondazione IUM, 0,6 gradi in meno rispetto alla precedente rilevazione. Alla data del 31 maggio sono stati registrati circa 3.600 contagi in più sul lavoro dopo il lockdown rispetto al precedente monitoraggio del 15 maggio. E quanto emerge dal quarto report nazionale sulle infezioni di origine professionale denunciate all'INAIL. Quella degli operatori sanitari, la categoria più coinvolta. Questione vaccini. Non ci sarebbero abbastanza fabbriche per produrre i 15 miliardi di dosi necessarie. A lanciare l'allarme la Federazione Internazionale delle Aziende Farmaceutiche. Saremo in grado, aggiungono dalla Federazione, di produrre solo la metà delle dosi necessarie. Tuttavia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non c'è ancora nessuna certezza di riuscire a trovare un vaccino efficace. Da qui l'invito ai governi a gestire la necessaria convivenza con il virus.